Ciao a tutti ragazzi, in questo video tutorial vedremo come visualizzare il nostro iPhone o iPod Touch jailbreakato sul nostro schermo. In che modo? Aspettate, così. Ovvero possiamo controllare il nostro iPod direttamente dal nostro computer. E come fare? Iniziamo subito, è veramente, ma veramente molto semplice. Allora, andiamo su questo sito, che il link ve lo metterò nella descrizione del video. Comunque www.realvnc.com/cgi-bin/download.cgi. E dobbiamo fare proceed to download e selezionare la versione VNC Enterprise Edition for Linux x86 e scegliete il pacchetto da installare, se Debian, RPM o gzipped. E dopodiché dobbiamo aprire la cartella del download e aprire il nostro index. Poi cosa dobbiamo fare? Aspettate, chiudo. Okay. Dobbiamo andare su... Adesso ve lo faccio vedere con l'iPod. Allora, dobbiamo andare su Utility, Cydia, scusate. E da Cydia dobbiamo cercare Vinci. Scritto così. Non so se leggete così. Andiamo su search, oddio, aspettate, ecco, search Vinci. E cosa dovete fare? Tanto semplice, dovete installarlo e fin qui ci siamo. Adesso usciamo da Cydia. Andiamo su impostazioni e dobbiamo andare su display record, no, ti ho detto come Vinci. Dovete mettere enabled e show cursor se volete vedere il mouse o meno. Il mouse io metto no, perché è veramente brutta secondo me, e la password con cui dovete accedere. Quindi cosa dovete fare adesso? Scusate, allora, nuova macchina, dovete mettere 192, cioè vabbè, oddio, il vostro indirizzo IP che trovate su settings e wifi. Cliccate sulla freccettina blu della vostra rete e poi vi troverà l'indirizzo IP. Quindi mettete IP e selezionate tutte le impostazioni. Ovviamente deve essere VNC qua. Quindi mettete così e poi fate connetti, tanto semplice. E potete scegliere di visualizzare, di bloccare. Potete fare veramente tantissime cose. Quindi questo programma, diciamo, è molto utile per nel caso vogliate tenere sotto controllo il vostro iPod. E quindi spero di esservi stato d'aiuto. Quindi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao a tutti. Ah, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale.